Ciao a tutti e benvenuti. In questo video parleremo ancora del piano strategico per la banda larga e la banda ultralarga. In particolar modo sappiamo che questo bando non è uniforme su tutto il territorio, ma segue delle precise regole. In pratica possiamo dire che lo Stato ha deciso di investire dove c'è più bisogno, cioè tutte quelle zone del paese che sono state un po' dimenticate dai principali operatori perché, giustamente, a fronte di un grande investimento non avrebbero avuto un adeguato ritorno economico. La strategia italiana per la banda ultralarga ha diviso il territorio in 94.645 aree. Il database di queste aree è gestito da Infratel, la società che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha lo scopo di attuare i piani banda larga e ultralarga del governo. La classificazione delle aree non è una decisione italiana, ma segue i contenuti proposti negli orientamenti della Comunità Europea. In particolare vengono distinte tre tipi di aree: bianche, grigie e nere. La classificazione è in base al numero di reti ultra broadband esistenti o che verranno realizzati entro breve tempo. Le aree nere sono quelle più fortunate, quelle dove o sono già esistenti o entro breve tempo verranno realizzate almeno due reti ultra broadband. La costruzione delle due reti si intende da parte di due operatori privati. Di conseguenza, le aree grigie sono quelle zone in cui o è già presente o entro breve tempo verrà realizzata una rete ultra broadband di un operatore privato. Attenzione, non ci stiamo riferendo solamente alla fibra ottica in tecnologia FTTH, ma tutte quelle possibili modalità di connessione che garantiscono velocità superiori ai 30 megabit, quindi anche l'FTTCAB, Fiber to the Cabinet, con le connessioni VDSL che normalmente riescono a supportare velocità di 30 megabit e anche di più, oppure tecnologie wireless. Infine, le aree bianche sono quelle più sfortunate, dove gli investitori privati non hanno vantaggio a investire e quindi quelle in cui al momento non esiste una rete ultra broadband e sicuramente nessun operatore privato avrà intenzione di realizzarne una entro un breve periodo. È evidente quindi come lo Stato, per non disturbare e non creare concorrenza agli operatori privati, abbia deciso di intervenire esclusivamente nelle aree bianche. Ripetiamo, il territorio italiano è stato diviso in 94.645 aree. Devo leggerlo, se no non mi ricordo. È bene ricordare che la divisione in aree non riguarda i comuni, in quanto un comune può avere al suo interno diverse aree, esattamente come ci possono essere aree di un comune con un'ottima copertura e magari zone periferiche come le aree industriali oppure delle frazioni, dove lo sviluppo della rete non è andato di pari passo con il resto del territorio. La classificazione in aree segue gli orientamenti della Comunità Europea, ma a sua volta il governo ha fatto un'ulteriore classificazione del territorio dividendolo in cluster. Cluster A, cluster B, cluster C, cluster D, basta. Se la divisione in aree è in base al tipo di investimento da parte degli operatori privati, la divisione in cluster è in base al costo e alla difficoltà nella realizzazione delle infrastrutture. In un documento della Camera datato 27 marzo 2020 leggiamo che fanno parte del cluster A 15 città italiane e alcune principali aree industriali, per un totale di 9,4 milioni di abitanti che sono circa il 15% della popolazione italiana. In questi territori è auspicabile che gli operatori privati riusciranno a portare non solo le connettività a 30 megabit, ma anche a 100 megabit in linea con le richieste della Comunità Europea. Del cluster B fanno parte circa 1120 comuni, dove risiedono 28,2 milioni di abitanti che rappresentano circa il 45% della popolazione. In questi territori non è previsto da parte degli operatori privati un investimento su connettività a 100 megabit, ma sicuramente tutta la popolazione potrà connettersi ad almeno 30 megabit. Nel cluster B potrebbe essere previsto l'aiuto da parte dello Stato per la realizzazione di una rete a 100 megabit. È facile quindi capire come a grandi linee il cluster A possa corrispondere con le aree nere, mentre il cluster B possa corrispondere con le aree grigie. Rimangono le aree bianche, qui abbiamo i cluster C e D. Il cluster C, di cui fanno parte quelle aree definite marginali, comprende 2650 comuni. Vi risiedono circa 15,7 milioni di abitanti che rappresentano il 25% della popolazione italiana. Queste zone non sono ancora coperte da
connessioni a 30 megabit e l'investimento per connettività a 100 megabit può essere garantito solo con l'aiuto dei finanziamenti dello Stato. Infine abbiamo il cluster D, le cosiddette aree a fallimento di mercato. Fanno parte di queste aree circa 4.300 comuni e qui vi risiede il rimanente 15% della popolazione. A causa della scarsa densità abitativa, solamente l'intervento dello Stato può garantire alla popolazione l'accesso a connettività ad almeno 30 megabit. Il 3 giugno 2016 è stato pubblicato il primo bando per la realizzazione della rete in fibra ottica nelle aree bianche. Questo bando riguardava le aree appartenenti alle regioni Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto e, come sappiamo, è stato vinto da Open Fiber. Il secondo bando del 24 agosto 2016 riguarda il cablaggio in fibra ottica delle aree bianche appartenenti alle regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Lazio, Basilicata, Campania, Umbria, Sicilia, Marche, Liguria e la provincia di Trento. Anche in questo caso il bando è stato vinto da Open Fiber. Infine, il terzo bando è stato pubblicato il 17 aprile 2018. Un bando un po' più piccolo che comprende le tre regioni rimanenti, Puglia, Calabria e Sardegna, che è stato nuovamente vinto da Open Fiber nel gennaio 2019. Ma dello sviluppo dei piani della banda larga e ultralarga ne parleremo sicuramente meglio in un altro video. Spero che anche questa volta il video vi sia piaciuto e nel caso lasciate un bel mi piace. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi anche i prossimi video. Nella descrizione trovate tutti i miei contatti. Per questo video è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima!